Numero 3. Terzo video di giornata, ragazzi. Vi chiedo scusa, ormai sarete anche stanchi di vedere il mio faccione, però c'era assolutamente da parlare di qualcos'altro e questa è qualcosa di molto importante e interessante discutere, e cioè le condizioni di Angel Di Maria, perché abbiamo già letto tutto il comunicato ufficiale della Juventus, l'ho riportato anche sui miei social, voglio leggerlo ancora una volta qui insieme a voi, e cioè le condizioni di Angel Di Maria, comunicato ufficiale Juventus. Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il Joy Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo la coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. Questo è il comunicato ufficiale della Juventus, semplice, esplicativo, e dice tutto e dice niente allo stesso tempo. Perché abbiamo due notizie giunte a questo punto. In realtà ne avevo considerata soltanto una. Devo fare un mea culpa, devo fare un passo indietro. Cioè, non salta solo la Sampdoria in programma lunedì prossimo, lunedì 22 agosto 2022, 22/8/22. Bensì salterà molto probabilmente, quasi certamente, anche la Roma. Perché questa cosa? La Juventus ha detto ci aggiorniamo tra 10 giorni. E l'ha detto il 16. Il che significa che 10 giorni dopo il 16 sono il 26, quindi i nuovi esami strumentali per Di Maria saranno il 26 d'agosto. La vigilia di Juventus-Roma, quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione della partita di Massimiliano Allegri. E questo che cosa significa? Che il giocatore non avrà modo di essere in campo per la durata degli allenamenti, non avrà modo di lavorare insieme al gruppo squadra, e in seconda battuta significa che potrebbe venire rischiato, no? Cioè significherebbe rischiarlo palesemente per una convocazione con la Roma. E credo proprio che la Juventus non abbia voglia di rischiare Di Maria, credo che Di Maria stesso non abbia voglia di rischiare nulla, e sappiamo tutti che c'è un mondiale alle porte tra novembre e dicembre, quindi non è interesse né della Juventus né del calciatore cercare di accelerare i tempi, quindi assolutamente no, penso proprio che potrebbe essere un vero e proprio miracolo e forse anche un sintomo di incoscienza allo stesso tempo, una presenza di Maria allo Juventus Stadium per la partita con la Roma, dove ci sarà il ritorno di Dybala a Torino, quindi un argentino ci sarà, almeno dovrebbe esserci, vediamo che cosa succede nelle prossime partite per la Roma, ma l'altro argentino Di Maria non dovrebbe esserci perlomeno in campo, poi magari guarderà la partita un po' come ha fatto Pogba. E sì, ragazzi, i due grossi acquisti di questa campagna estiva, cioè Pogba e Di Maria, saranno assenti per le prossime gare, Sampdoria e Roma quasi sicuramente, Sampdoria sicuramente, Roma quasi sicuramente, e poi il 31 di agosto, quindi 4 giorni dopo la partita con la Roma, si gioca nuovamente in casa, Juventus-Spezia, tra l'altro una giornata anche un po' particolare, perché è quella che precede la chiusura ufficiale del calciomercato estivo. Quindi diciamo che Di Maria lo rivedremo forse a settembre o comunque sulla fine assoluto di agosto, credo più verosimilmente i primi di settembre, magari con la partita con la Fiorentina. Tra l'altro si giocherà il giorno dopo il fantacalcio che andrò a fare, e a proposito di fantacalcio e ragionando anche sulla maglia di Di Maria, voglio rubarvi veramente 2 minuti e poi torniamo in topic. Conoscete tutti Satispay, ne sono convinto, ma in caso contrario, se ancora qualcuno non dovesse conoscerla, beh, 2 parole su questa applicazione molto molto interessante anche per noi tifosi juventini. Con Satispay potrai gestire le tue finanze, un'app con cui puoi fare veramente di tutto, pagare nei negozi anche a distanza e senza toccare il POS, oppure inviare denaro ai contatti della tua rubrica, pagare multe, bollettini, la pubblica amministrazione, fare ricariche telefoniche. Potrai pure risparmiare, fare donazioni e salvare tutte le tessere che possiedi. E dato che siamo in periodo di fantacalcio, quale modo migliore per ricevere tutti i soldi dai componenti della Lega senza che il furbetto ti dica «Ma guarda, sono arrivato senza portafoglio, te li porto poi all'asta di riparazione oppure a fine anno?» No, caro mio, me li mandi su Satispay mentre sei a casa sul divano. E perché ho addosso la maglia della Juventus? Perché Satispay è abilitato pure per i pagamenti all'interno dello Juventus Store, quindi se state cercando la maglia seconda bellissima che ho addosso, potete pagare con Satispay. E io sto cercando di ragionare sulla prima maglia di Di Maria e quindi ci farò un pensierino. Poi ve la butto lì. Magari non siete di Torino, quindi per andare allo Juventus Stadium avete bisogno del treno? Benissimo. Con Satispay potete pagare anche per acquistare su Trenitalia, Trenord, insomma, veramente molto molto interessante. E non
finisce qui, perché scaricare Satispay è completamente gratuito, assolutamente, però all'interno dell'applicazione magari se dovete pagare un bollettino avete bisogno di commissioni. Benissimo, vi regalo 5 euro scaricando l'applicazione e inserendo il codice sconto che trovate in descrizione, 5 euro saranno vostri e magari questo famoso prima parte di Asta del Fantacalcio ve li metto io. E quindi incrociamo le dita per poter acquistare di Maria al Fantacalcio e poter acquistare anche la maglietta di Maria il prima possibile e rimaniamo concentrati sul fatto che Juventus-Fiorentina è ai primi di settembre e poi c'è anche Juventus-Salernitana, ma non dimentichiamoci che in questi giorni ci saranno anche delle partite di Champions, infatti tra poco ci saranno i sorteggi dei gironi di Champions e la Juventus proverà a preservare al massimo di Maria. Cioè io in questo momento sono nell'ordine delle idee che fa lo stesso perderlo magari un paio di partite in più, mi va benissimo un paio di partite in più senza Di Maria, piuttosto che rischiare di buttarlo nella mischia soltanto per l'hype generato dall'aver Di Maria e rischiare una ricaduta. No, questo assolutamente non lo voglio, voglio essere il più tranquillo possibile, dato che non stiamo parlando di un problema così grosso, stiamo parlando di un problema che solitamente ci vuole una ventina, una trentina di giorni per risolverlo, poco meno di un mese. Va benissimo, prendiamoci almeno 2-3 settimane per ragionare e poi ovviamente magari ci saranno degli esami approfonditi tra 10 giorni che ti diranno se è già pronto, saltane un paio per precauzione o se è ancora indietro e quindi magari dovrai saltare altre 5-6, ma ad oggi sparare delle date non ha senso, perché la Juventus ci ha detto tutto e ci ha detto niente, cioè tra 10 giorni ci aggiorniamo, l'unica cosa che possiamo fare è prendere il calendario normale, il calendario della Serie A, aggiungere 10 giorni e cercare di capire. E questo, ragazzi, è un duro colpo per la Juventus, indubbiamente. Poi, secondo me, poteva andare decisamente peggio. Dico tranquillamente, perché quando ieri ho visto Di Maria con quella smorfia uscire in quel modo, me l'ho preoccupato maggiormente. E come dicevo anche nelle pagelle di oggi, secondo me bisognerà rivalutare anche abbastanza il discorso dei carichi di lavoro, quantomeno personalizzati su alcuni calciatori. Poi io arrivo fino a qua, non voglio andare dove non mi compete, quindi sulla medicina, sulla fisioterapia, sulla gestione dell'allenamento, delle tabelle, non è roba che faccio io nella vita, quindi assolutamente. Però vedere che Szczęsny e Di Maria hanno già accusato due problemi muscolari non fa piacere, soprattutto dopo gli infortuni, l'infortunio anche di Pogba, che non è muscolare assolutamente, o quello di Ake, che non è muscolare assolutamente, però come al solito iniziamo a essere sommersi dagli infortuni. E ragionando un po' su quella che è stata la Juventus di ieri sera, togliere Di Maria vuol dire tanto, perché abbiamo visto che i primi minuti eravamo bene o male la squadra l'anno scorso, poi Di Maria si è acceso e mi ha dato proprio l'impressione di una cosa che abbiamo detto tutta estate: uno come Di Maria in Serie A può fare quello che vuole, cioè è un giocatore che in Serie A fa quello che gli pare a lui. E sì, quando si è acceso Di Maria è stato un altro giocatore, è stata un'altra partita, è stata un'altra Juventus e quindi vera e propria emergenza, se vogliamo, lì davanti, perché è vero che rientra Ken dalla squalifica, certo, assolutamente, però sono Ken, Vlahovic, Cuadrado, Kostic, se vogliamo utilizzarlo come esterno offensivo, Sulé, cioè non è che abbiamo tutta questa scelta, non è che possiamo dire prenderci il lusso di dire ma non lo so chi ci mettiamo, quindi con Di Maria e Chiesa fuori, sono le due ali che sulla carta avevamo individuato come titolari. A questo punto io spero che sul fronte dei pai ci possano essere degli aggiornamenti, delle accelerate, perché la Juventus ha necessità di avere anche uno come Depay in panchina già a Marassi contro la Sampdoria, molto più di quanto possa essere il discorso legato a Paredes, che ieri sera, per dire, abbiamo visto Fagioli che non è entrato nemmeno un minuto. Significa che a centrocampo continua a esserci abbondanza, nonostante Rabiot e Pogba, che ieri non erano presenti, ma l'abbiamo sempre detto, numericamente il centrocampo della Juventus ha tantissimi elementi e infatti si passerà dalla cessione di Rabiot, si passerà dalla cessione di Arthur, si passerà a quanto pare pure da quella di Rovella, che ieri sera secondo me ha ben impressionato, anche se ha giocato un po' poco e questo gli è costato il senza voto nelle mie pagelle, però devo dire che il giocatore due o tre giocate fatte bene le ha fatte, ha fatto vedere ancora una volta di che pasta è fatto, scusate se ho ripetuto, però insomma mi è parso di vedere un Rovella in ottima forma. E quindi vediamo che cosa succede, più che su Paredes io mi concentrerei su Depay a questo punto, perché già eravamo corti prima, eravamo carenti prima, se aggiungiamo l'infortunio di Maria, che assolutamente non ci voleva, assolutamente non ci voleva, ma ribadisco, secondo me poteva essere ancora più grave
perché è una zona fastidiosa quella lì, poi non è nemmeno detto che ce la siamo scampata. Il comunicato ufficiale della Juve non dice Di Maria sta fuori 10 giorni e poi rientra, no, dice 10 giorni e poi ci guardiamo, e questa storia rischia di tirarsi per le lunghe, anche visto un po' come era sempre stato, no, queste comunicate della Juventus, poi ci guardiamo, poi alla fine si vedeva che si allungava sempre un po' troppo il discorso relativo al rientro in campo. Vediamo, l'unica cosa di rivediamo, sperare in un esito stile quello di McKennie, che è rientrato prima del previsto, però McKennie aveva un problema a una spalla, Di Maria un problema un po' più delicato in una parte del corpo che ti impedisce anche la corsa, di calciare in maniera decisa. Uno come lui ha bisogno di star bene fisicamente, anche vista l'età, i 34, quasi 35 anni mi pare l'età, comunque un over 30, giocatore che va salvaguardato in questa stagione, ma giocatore che ci ha fatto vedere di essere di una pasta differente. E ora la Juventus sfida se stessa, perché dopo un Di Maria che ti ha risolto la partita, ti fa andare avanti 1-0, ti fa andare avanti 2-0 con la giocata, te la fa chiudere 3-0 con la giocata, e adesso c'è da fare a meno di Di Maria, e appunto questa secondo me è una sfida per la Juve, per vedere se è davvero cambiata la Juve o era stato soltanto l'innesto di Di Maria a cambiare qualcosa. Sicuramente è una domanda interessante che ci siamo fatti tutti, ce la siamo domandati tutti, e adesso abbiamo la possibilità di vederlo. Non era esattamente quello che volevo, non volevo scoprirlo già alla seconda di campionato, però sono dell'idea che con Di Maria e senza Di Maria la Juventus potrà giocarsi le sue carte, anche a Marassi contro la Sampdoria, formazione che secondo me quest'anno avrà qualche problemino, un po' come ha fatto l'anno scorso, e spero di non andare a facilitare io il compito salvezza, o magari compito zone più alte della classifica, non lo so, io me la immagino a lottare, me la immagino pure salva la Sampdoria, però spero che non inizi a fare i primi punti già contro di noi. Ci saranno altre partite in cui la Sampdoria potrà andare a caccia di punti per la permanenza in Serie A, la Juventus invece dovrà cercare di mantenere questa scia di vittorie e non fermarsi a soltanto una bella prestazione con un bel risultato 3-0, ma continuare, andare a dare continuità di rendimento, perché di questo abbiamo veramente bisogno, con e senza Di Maria. Paredes, aspetta un attimo, Depay, muoviti.